Sì, grazie Presidente. Anche meno per consegnare il voto di astensione su questa mozione, specificando che per quanto riguarda l'impegno numero uno, in realtà chiede, non l'ha spiegato il consigliere Filomeni, comunque chiede di fare un censimento delle fontanelle che in realtà sono 2780 e non il numero che è riportato nella mozione, ma dettagli. È già stato fatto dalla società Acea Spa che, come tutti sanno, gestisce il servizio idrico integrato con tanto non solo di applicazione, ma esiste anche sul sito proprio dell'Acea la mappa virtuale dove si possono inserire la via, il CAP per ricercare sia le fontanelle che le famose fontanelle tech denominate le casette dell'acqua. Per quanto riguarda il punto 2, sappiamo che Acea si sta prodigando ed è testimone anche l'investimento abbondante che ha effettuato nel proprio piano industriale, non solo nella ristrutturazione della rete industriale, ma anche nella fattispecie nella manutenzione delle fontanelle danneggiate. E poi per il punto numero 3 è evidente che sia la fontanella pubblica che la casetta dell'acqua già da sole di per sé dovrebbero incentivare alla riduzione della plastica a favore della borraccia, che insomma non è così pesante come da portare dietro, come testimonia invece il consigliere Figliomeni. Quindi consegniamo il voto di astensione. Grazie.